Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo Carmine Renzulli, procuratore capo di Santa Maria Capua Vetere. Buonasera signor procuratore. Buonasera dottoressa, sta? Abbastanza bene. La trovo in splendida forma. Dunque, grazie. Signor procuratore, è qui da Santa Maria Capua Vetere da settembre dell'anno scorso, proveniente dalla procura di Napoli Nord. È una procura molto impegnativa, poi ne parleremo dopo, ed è a Santa Maria Capua Vetere, mentre voi ricorderete che il procuratore capo Maria Antonietta Troncone è passata invece alla procura di Napoli Nord, quindi vi siete scambiati i ruoli, le sedi, diciamo, le sedi, così, sì. Le sedi. E quindi come si trova in questa molto procura? Bene. Ma molto bene, anche perché in effetti io in procura Santa Maria Capua Vetere ci ho lavorato per 17 anni. Dal 1987 al 2004 sono stato sostituto a Santa Maria Capua Vetere e poi sono andato in altri uffici. Quindi è di casa, come dire, sì, è di casa. Sì. Signor Procuratore, parliamo un po' delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella nei confronti della magistratura. Nei confronti della magistratura è stato un po' duro nel discorso di reinsediamento. Ha detto che la magistratura, così come è oggi e con le sentenze, non ha quella, come dire, non suscita la fiducia del cittadino e quindi la magistratura è, diciamo, un po' a difficoltà e non poco. L'immobilismo poi del Parlamento nel non trovare soluzioni idonee, insomma, manda la magistratura alla deriva. Ecco. No, parlare di deriva mi sembra un poco eccessivo. Il problema sono le leggi che governano il sistema giustizia. In questi giorni si è sentito molto parlare perché è stato presentato un disegno di legge da parte del governo della riforma del sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura e di pochi mesi fa la presentazione di un progetto di riforma della giustizia da parte del ministro Cartabia. Allora, partiamo proprio dal progetto di riforma del sistema giustizia che è stato presentato pochi mesi fa. Il vero problema della magistratura è la durata dei processi, sia del civile che del penale. E in effetti adesso si è posto mano alla soluzione di questi problemi perché non tanto spontaneamente, perché ci è stato chiesto dall'Europa quale condizione per poter accedere ai fondi che sono stati stanziati per la Next Generation EU. Il problema della lentezza. In materia penale, la quale materia che io tratto, deve considerare che mediamente in grado di appello un processo dura 850 giorni. 850 giorni sono più di 2 anni. In alcuni distretti di corte di appello addirittura si superano i 1000 giorni di durata del processo. Allora il primo obiettivo che si è posto il governo è della riduzione della durata dei processi penali. E l'obiettivo è quello di una riduzione del tempo di durata del 25% entro il 2026. Ecco, la domanda è, ci si farà? A tal fine, per raggiungere questo obiettivo, sono stati costituiti gli uffici per il processo, cioè sono stati assunti dei laureati in giurisprudenza che avranno il compito di coadiuvare il giudice nella propria attività, in attività di ricerca per la stesura della sentenza, in attività attività complementari a quelle che svolge il giudice. E con questo sistema si pensa di raggiungere questo obiettivo, che poi non è così difficilmente raggiungibile perché la riduzione di un quarto dei tempi di durata è anche possibile. Quello che vedo io è che quello che sta cambiando e quello che chiede il governo alla magistratura è un approccio diverso del giudice rispetto alla materia che deve trattare.
Noi siamo abituati all'idea di un giudice, giudice del dibattimento, giudice civile, giudice penale, che nella stesura dei propri provvedimenti approfondisce le questioni, analizza le evoluzioni giurisprudenziali. In effetti adesso il governo chiede al giudice non di essere un studioso, ma di essere un bravo giudice dotato soprattutto del potere di sintesi. Cioè, con i tempi che vengono chiesti per la definizione dei processi, è evidente che l'attività di studio, di approfondimento, non potrà essere più come prima. Impiegare molto tempo per sviscerare una questione di diritto non potrà essere più compatibile con i tempi che ci chiedono. Perché la problematica è sempre quella di abbreviare i tempi. Esatto. Ecco, e la domanda, quello che le facevo, ci si riuscirà anche per esempio con la riforma del CSM? Molti dicono che non è una riforma radicale, è più che altro fatta di piccoli ritocchi e quindi non risolve il problema. Su questo caso lei che dice? Allora, io penso che si tratti di due questioni distinte, cioè la riforma del meccanismo di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura non inciderà sui tempi di definizione dei processi. Quello si è fatto per arginare tutto il caos che si è fatto per il correntismo, il caso Palamara. Esatto. Allora, una questione questa che dura da anni e sulla quale le forze politiche non trovano un accordo. Cioè, mentre nella questione della definizione rapida dei processi i magistrati sono gli attori, i protagonisti, cioè coloro che con la propria attività devono contribuire a raggiungere questo risultato, con il meccanismo di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura i magistrati non hanno voce in capitolo. In che senso? Cioè, sono scelte queste che competono al sistema. Ora, capacità quindi di azione limitata. Ma poi noi possiamo, la magistratura viene intervistata, interviene in questo procedimento esprimendo proprie valutazioni attraverso i propri organi rappresentativi, l'Associazione Nazionale Magistrati, singole correnti della magistratura che esprimono la propria opinione, ma tutta la soluzione è demandata al Parlamento, che deve emettere un provvedimento che organizzi il sistema di elezione. E anche qua c'è un problema di tempo, perché il Consiglio Superiore che è attualmente in carica scadrà il prossimo mese di luglio e quindi c'è l'esigenza di approvare una legge in tempo utile perché si possa entro luglio arrivare alle votazioni con il nuovo sistema. Perché il sistema sarà misto, collegi binominali, cioè in ognuno di questi collegi si eleggono due componenti del CSM, esatto, più una distribuzione proporzionale di 5 seggi, esatto, su una base nazionale. I membri del CSM passano da 27 a 30, perché 3 sono di diritto: Presidente della Repubblica, Presidente della Cassazione il Procuratore Generale della Cassazione. Quindi insomma ancora c'è da lavorare. Ma penso che ci sia molto da lavorare, perché questo è un disegno di legge del governo. Perché poi si deve approvare. E nel Parlamento, cioè, mi sembra che il governo abbia anche precisato che non intenda porre la questione di fiducia sull'approvazione di questo articolato normativo. E questo cosa significa? Che si scontreranno nella sede parlamentare, che è la sede deputata proprio al confronto di idee, si scontreranno le diverse anime, cioè chi vuole un sistema che svincoli il Consiglio Superiore dalle correnti, cioè invece chi vuole che si riconosca l'esistenza di questi diversi orientamenti, che non sono politici, sono orientamenti, diverse vedute del sistema giudiziario che poi si cristallizzano nelle correnti e vogliono quindi che
Quindi c'è tanto da lavorare ancora. Io penso che non sia semplice, che se ne dica, perché... Anche il Presidente della Corte d'Appello diceva, De Carolis di Prosedi, di Napoli, diceva non ce la faranno, era molto difficile farcela in questi tempi. Anche io ho qualche perplessità. Ho bisogno vedere sul campo. Il problema è che bisogna trovare una sintesi politica, cioè la magistratura è fuori. Subirà gli effetti di questo nuovo sistema di elezione del Consiglio Superiore, ma è fuori dalle sedi decisionali, dalla sede decisionale che è il Parlamento. Invece, ritorno a quello che dicevo prima, sulla questione dell'accorciamento dei tempi di definizione, il Ministero ha pensato appunto di creare questo ufficio per il processo, inserendo questi giovani. Che possono che aiutare. Che hanno un contratto a tempo determinato, mi sembra, di 2 anni e 7 mesi. Sì. Per il momento questo ufficio del processo è stato concepito solo per i tribunali e non per le procure della Repubblica. Può darsi molto probabilmente che sarà istituito un ufficio analogo anche per le procure della Repubblica. Certo, signor procuratore, molti esclamano quante custodie cautelari, quanti errori giudiziari che ci sono per un'intercettazione, tante volte ho ascoltata male, interpretata male, partono queste custodie cautelari e ci sono nomi e cognomi del soggetto che viene messo sui giornali e la reputazione viene intaccata. Molti non hanno superato e si sono suicidati, ci sono stati anche dei suicidi, per cui la ministra Cartabia dice state attenti nelle conferenze stampa e nei comunicati all'enfasi, cioè a dare per scontato già che uno è senza processo è già bollato come colpevole. Quindi, come dice l'Europa, la caratteristica, una delle caratteristiche del magistrato deve essere il dubbio. Allora, anche qua andiamo con ordine. Per quanto riguarda i rapporti tra magistratura e stampa, è intervenuto recentemente un provvedimento legislativo, la cosiddetta presunzione di innocenza, che ha meglio precisato quali debbano essere i contenuti della informazione e le modalità di informazione. In sostanza, che cosa è stato detto? Contenuti dell'informazione, proprio quello che diceva lei, informazione di un'iniziativa giudiziaria deve essere fatta in maniera tale che sia ben chiara la fase in cui si trova la vicenda giudiziaria. E quando, come nella maggior parte dei casi avviene, si tratta di notizie relative ad indagini preliminari, bisogna precisare che c'è la presunzione di innocenza, che anche i gravi indizi che hanno determinato l'emissione di una misura cautelare devono essere sottoposti al vaglio dei magistrati. Quindi rendere ben chiaro all'opinione pubblica che quella non c'è un giudizio, si può formulare un giudizio di responsabilità a carico delle persone delle quali si parla. Secondo, contenuto dell'informazione, evitare assolutamente i nomi e cognomi di ogni altro riferimento che possa consentire di individualizzare. Due, non dare nomi di fantasia, nomi che alle operazioni che fanno immaginare o possono indurre a pensare che si tratti di una vicenda che ha una sua solida base probatoria. Questo per quanto riguarda il contenuto. Per quanto riguarda le modalità, è stato stabilito che l'informazione, ma questo già c'era prima, ma è stato ulteriormente precisato, deve essere veicolata dal Procuratore della Repubblica, che è l'unico soggetto responsabile della comunicazione. E, ma questo già era previsto in precedenza, non è possibile che altri magistrati degli uffici di procura diano direttamente notizie alla stampa. Come deve essere fatta l'informazione? Il mezzo normale dell'informazione è il comunicato stampa. Il comunicato stampa che deve essere diramato dalla Procura della Repubblica. Il procuratore poi, in alcuni casi, sempre quando vi sia comunque un interesse pubblico alla conoscenza della notizia,
poi autorizzare la polizia giudiziaria a emettere un comunicato. Quindi i comunicati stampa, quando vengono emessi, o provengono direttamente dalla procura o sono autorizzati dalla procura, che deve anche valutare e controllare il contenuto del comunicato. In casi eccezionali è possibile indire conferenze stampa, ma per indire una conferenza stampa ci vuole un provvedimento motivato. Non so se lei ha visto, recentemente non si vedono più tanto conferenze stampa, tranne i casi eccezionali, cioè tranne i casi di... Io vedo solo le firme, Carmine... No, ma in genere, in televisione... Sì. La comunicazione certo deve scritta. Esserci, perché il cittadino deve sapere che cosa succede, però non bisogna fare il comunicato con enfasi, cioè sottolineare, è una cosa più asettica possibile. E poi, perché in effetti poi se vogliamo andare alla base... La informazione alla stampa di quello che fa un ufficio giudiziario è opportuna anche per dare al cittadino una sicurezza e una fiducia nell'attività che compiono forze dell'ordine e magistratura. Certo, certo. Dunque, si parla spesso in questo periodo, ma è già da tanti anni che se ne parla, della separazione delle carriere, cioè tra giudice e PM. Il giudice è colui che giudica il processo, giusto? Il PM è quel magistrato che raccoglie le prove per l'accusa. Ecco, la separazione delle carriere, se ne parlava pure ai tempi di Falcone, si ricorda, e Falcone era per la separazione delle carriere. Alcuni sostengono che sia l'unico modo per dare attuazione all'articolo 111, cioè la garanzia che il giudice davvero sia terzo e non abbia rapporti con il PM. Il referendum su questo argomento servono a dare la sveglia un poco alla politica. I cittadini interpellati mandano un messaggio al legislatore affinché prenda, metta mano alla riforma. Ecco, che incidenza possono avere secondo lei questi referendum su questa separazione delle carriere? Ma dipende dalle scelte del legislatore, certo. Cioè, effetti, il referendum può stimolare un cambiamento della normativa. Una pungolata. Ma non penso che comunque separando le carriere si risolvano i problemi della giustizia. Anche attualmente il pericolo di commistione tra giudice e pubblico ministero, cioè il pericolo che un pubblico ministero diventi giudice nel luogo in cui pubblico ministero, non c'è, perché se un giudice che esercita le funzioni di pubblico ministero vuole diventare giudice, giudicante, vuole passare nel ruolo dei giudicanti, deve cambiare sede giudiziaria, a volte addirittura deve cambiare distretto, deve cambiare regione. Tra giudice questo e pubblico ministero, ma certo. Non penso che, anzi, non condiziona assolutamente, cioè i giudici nel momento in cui decidono non è che si fanno condizionare dal rapporto di amicizia o di conoscenza con il pubblico rientra ministero. Rientra nell'indipendenza del magistrato. È giusto. La Consulta, signor Procuratore, dice no al quesito sulla responsabilità dei magistrati. Ne ha parlato di recente il Presidente Giuliano Amato, il quale dice il quesito esaminato dalla Consulta non riguarda l'errore giudiziario, ma l'orrore giudiziario. Cioè in pratica un magistrato che intenzionalmente adotta la decisione sbagliata non commette un errore, ma commette un reato, giustamente. È ugualmente colpevole il magistrato che nella sua valutazione non rispetta i canoni della più elementare prudenza. Ecco, come giudica il fatto che la Consulta abbia detto no a questo referendum, questo quesito sulla responsabilità del magistrato? Potrebbe sembrare la mia una risposta interessata perché proviene da soggetto che potrebbe essere subire pregiudizi da questa da un cambiamento della normativa. Allora bisogna partire da una considerazione di base. Il giudice è tale perché giudica, perché valuta, e non esiste un sistema per il quale ha un
tot numero o un certo tipo di prova consegua necessariamente una decisione conforme. Il giudice è libero di valutare liberamente il materiale probatorio nel penale, è libero di valutare liberamente i fatti nel giudizio civile. Se il giudice si trova a operare le sue opzioni tra una decisione A e una decisione B, con la mannaia di una possibile azione di responsabilità civile, lei si rende conto che non è più libero. E questo vorrei chiedere ai cittadini, è una garanzia per i cittadini? Cioè vogliono un giudice che possa essere condizionato dalla paura di decidere e non solamente dalla convinzione che ritenga giusta e conforme al diritto una certa soluzione della questione sottoposta al suo esame? Io penso assolutamente di no, così come guardando il fatto dal lato della procura. Nel momento in cui un pubblico ministero si determina a fare una richiesta, la fa perché è intimamente convinto della bontà delle proprie ragioni. Se dovesse essere entrare il condizionamento della paura di un'azione di responsabilità, un pubblico ministero potrebbe anche tirare il remi in barca e dire: ma chi me lo fa fare a osare un poco di più se io poi ne dovrò pagare le conseguenze personalmente? Quindi la responsabilità personale diretta del magistrato penso che potrebbe creare qualche problema. Qualche problemino. Sì. Signor procuratore, l'indipendenza del magistrato è un dogma? Ma esiste, cioè, è vero, forse i tempi o le cronache ci dicono altro, ma il magistrato, io penso, parlo della mia esperienza personale, certo, è assolutamente, deve essere indipendente, cioè deve, non deve avere rapporti, non deve avere condizionamenti, non deve avere interessenze con centri di potere. La vita di magistrato non è che è una vita semplice, nel senso che il magistrato, qualunque funzione svolga, giudice, pubblico, ministero, deve vivere un'esistenza molto riservata, rifugire da occasioni di incontro con persone delle quali non è in grado di conoscere l'attività, la provenienza, l'attività, certo. Soprattutto queste mega, deve essere cauto. Deve essere, queste occasioni in cui ci sono tante persone, sono occasioni a rischio per un magistrato. Spesso si è visto che sono in quelle occasioni, non qua ma in genere in Italia, in tempi passati, sono state scattate delle foto che ritraevano una persona a fianco ad un'altra e un magistrato non sapeva neanche chi gli sedesse chi a fianco e si è trovato ad avere in difficoltà. Quindi una vita bisogna essere rinunciare cauti a qualche cosa per fare il magistrato, per apparire, perché ritorniamo sempre ad altro. Alberto ha detto che la moglie di Cesare non deve essere solo onesta, ma deve anche apparire. Bravo. La giustizia è intoccabile. Parlare di intoccabilità, no. Cioè, no. La critica, noi non possiamo. Bisogna, noi seguendo questi canoni, cioè di accortezza. Uno deve mettersi a riparo da critiche. Se la ricorda quella frase di Calamandrei, diceva: quando si attraversa la porta della giustizia, la stessa deve volare in cielo dalla finestra. Per dire che era. Ma i tempi sono cambiati. I tempi purtroppo sono cambiati. E ritorniamo alle parole un po' dure del c'è presidente. Anche la lusinga della politica, della Repubblica, che ha detto è ovvio che la magistratura poi ne risenta. Dunque, lei è favorevole alla riduzione della possibilità di arresti preventivi e di lunghe carcerazioni? Ma le carcerazioni lunghe non ci sono più, perché in effetti i tempi sono abbastanza ristretti. I reati più gravi, i tempi si allungano. Adesso ci sono, da un po', quei liberi sospesi. Che sono i liberi sospesi? Sarebbero i liberi sospesi, sono quelli là che hanno commesso reati minimi e quindi hanno le pene alternative. Sono quelli che hanno subito condanne a meno di 4 anni di reclusione minori. E che possono, no, neanche minori, no. No,
Cioè, alcuni, per alcuni reati non è proprio possibile la sospensione. Quelli anche, là no, sì, quelli gravi. Esatto. Per altri reati, fino a 4 anni di reclusione, è possibile chiedere, accedere a misure alternative alla detenzione. E questo perché si è preso atto che spesso il carcere è un luogo criminogeno. E anche in questa, nella riforma del ministro si dà maggiore spazio a possibilità di soluzioni diverse della vicenda, ma proprio del processo. Cioè non arrivare proprio a una sentenza di condanna a una pena detentiva, ma prevedere meccanismi diversi di soluzione, che passano attraverso una composizione. Certo, si svuoterebbero pure le carceri in questo modo, insomma, in un certo senso. Ecco, perché il carcere, insomma, carcere Santa Maria è cambiata il direttore. Sì, è cambiato, cioè, una bella signora direttrice, sì, l'ho vista. E io ho intervistato quella di prima, quell'altra ancora di prima, e vedremo questa perché è arrivata da poco, 4-5 mesi, penso. 5-6 mesi. E comunque è una bella iniziativa quella del protocollo Isaia, l'ha sentito? Isaia è una famosa casa, diciamo, di moda per uomo, mi pare, di stoffe e cose, e i detenuti faranno le camicie per il personale penitenziario. Qui è importante. La Cartabia ha scelto, pare che abbia scelto, come capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Carlo Rinaldi, che è stato giudice della prima sezione penale della Cassazione ed ex magistrato di sorveglianza. Ma questo non era il magistrato che voleva un affievolimento del 41 bis? Mi coglie impreparato, non lo so. No, perché nemmeno quel 41 bis è meglio che lo lasciamo così com'è, perché insomma affievolirlo può essere pericoloso. No, recide i legami con l'esterno da parte di queste persone. Il signor procuratore è bravissimo, perché il procuratore capo è stato, l'abbiamo detto prima, di Napoli Nord, che è una procura giovane, giovanissima, nata nel 2013, vero? Per la legge Severino, che aveva voluto ridisegnare la geografia giudiziaria di questo territorio. Però non ha mai avuto quel sostegno di magistrati amministrativi. Il procuratore capo greco, che ormai è andato in quiescenza, e io ho intervistato tante volte, si è tante volte lamentato. Anche l'altra volta, voi avete visto, c'era il presidente del tribunale che ha iniziato con questo tribunale giovane, che ha tuttora difficoltà. Dicevamo, il procuratore, cioè lei, è passato da una procura difficile, questa di Napoli Nord, a una procura altrettanto difficile, chiamata di frontiera da anni, e quindi la procura di Santa Maria è afflitta da parecchi reati, si occupa di inchieste a 360 gradi, il procuratore, sui reati minori, reati. A proposito di reati minori, al cimitero, ha visto, hanno rubato una statua della Madonna, qui microcriminalità, però il danno lo fanno, imbrattate il monumento dei Garibaldini, insomma, e la comunità, i cittadini di Santa Maria, insomma, ne risentono. Ecco, poi ci sono i problemi gravi, ambientali, della droga, dell'usura. A proposito dell'usura, l'usura è andata, come si dice a Roma, a tutta gallara, nel senso che tristemente a tutta gallara, perché non c'erano soldi, non c'era liquidità, e molti imprenditori sono andati a finire nelle mani degli usurai. E gli usurai, ecco, dietro agli usurai molto spesso c'è la criminalità organizzata. Se un imprenditore non ha soldi e si rivolge all'usuraio, figuriamoci se può pagare gli interessi altissimi, e molte imprese sono andate. Sì, vengono fagocitate poi. Fagocitate. E quindi il suo procuratore segue inchieste a tutto spiamo, anche per la droga. Come no? Lei segue tantissimo la droga con il braccio operativo delle forze dell'ordine, e soprattutto i carabinieri. I carabinieri, polizia. Carabinieri, guardia di finanza. Recentemente proprio qui a Caserta è stata sgominata una piazza di spaccio. Una piazza di spaccio tra San Nicola e Caserta, una piazza grandissima, organizzatissima,
mi pare che fossero pure, non so se questa o un'altra, fossero pure soggetti che avevano il reddito di cittadinanza. No, è un'altra. Pure per la droga, però, sempre seguita da lei. E questi prendevano il reddito di cittadinanza e lo spendevano per acquistare la droga a Caivano. È assurdo, è una cosa veramente, ed sono inchieste difficilissime, sono inchieste non da poco. Signor procuratore, la procura di Napoli da poco ho seguito una indagine della DDA di Napoli che mi ha lasciato un po' sconcertata. Io sono cattolica, apostolica romana, sono salesiana da generazioni in generazioni, e ho sentito parlare di rapporti tra chiesa e criminalità organizzata. A Napoli, non facciamo nomi, pare ci sia una chiesa dove il parroco ha dato le chiavi della sagrestia ai boss criminali che si radunano, fanno i summit nella sagrestia. Vorrei sapere da lei, che ha il fiuto lungo, ci sono di queste situazioni anche nel nostro territorio? Ma ne ha contezza? Non so se si possa parlare di connivenze, di complicità. È un problema che si pone, non so se lei ha seguito anche recentemente la vicenda di dei funerali in occasione del primo anniversario della morte di un famoso boss. E il ruolo della Chiesa, io non credo che ci siano complicità, anzi io devo prendere dare atto che molti sacerdoti combattono in prima linea, non solo contro la criminalità organizzata, ma anche contro la microcriminalità, danno opportunità ai ragazzi di avere la possibilità di fare sport, di fare vita comunitaria, così sottraendoli alla criminalità, al pericolo che possono essere suscitati dalla criminalità organizzata. Con i facili guadagni. Con i facili guadagni. Quindi dare un'alternativa, cioè evitare che questi ragazzi si trovino sbandati per strada. Qui a me non risulta che in zona vi siano, ma in genere che vi siano in zona. Siamo tranquilli. Io mi ricordo della chiesa, solo ci fu quel scandalo di quel Don Barone, ma quella era diversa. Un'altra cosa, che si riteneva, diceva che era esorcista, invece insegnava. Anche con la vicenda giudiziaria ancora in corso, perché c'è stata la sentenza di primo grado, non mi risulta che ci sia stata ancora la sentenza di appello, quindi anche qua dobbiamo parlare di presunzione di innocenza. Ma qua è un'altra vicenda, noi parliamo di collegamenti tra criminalità organizzata e Chiesa, o di appoggio che la Chiesa dà alla criminalità organizzata. Ora, il fatto di Napoli, l'ho letto, sì, è un fatto inquietante. Qua non mi risulta in zona anche che ci sia, ma devo anche premettere che io non tratto la Procura di Santa Maria Capua Vetere, non tratta procedimenti di criminalità organizzata, quindi su questo posso esprimere delle valutazioni disancorate però dalla conoscenza di vicende giudiziarie. È importante. Però importa quello che vedo, che almeno c'è questo impegno della Chiesa. Nel sistema dell'accoglienza, nella opera di offrire ai ragazzi un'alternativa. Di togliere dalla strada. E sopra incrementare gli oratori sì, dove prima si andava, dove i ragazzi prima socializzavano e soprattutto erano distorti da altre tentazioni. Certo, comunque anche a Napoli ci sono l'associazione Arti e Mestieri, quelle del procuratore Maresca, e proprio per togliere i ragazzi dalla strada, perché facilmente possono essere attirati dai facili guadagni della criminalità organizzata. Una buona notizia voglio dare ai nostri telespettatori per il problema dei beni confiscati. A Casal di Principe un bene confiscato diventerà centro di formazione per i giudici di pace e archivio della documentazione antimafia. Corso Umberto, quindi è una cosa, simbolo anticamente della criminalità organizzata, che oggi diventa simbolo di legalità. Ed è importantissimo. È un ottimo segnale. Un ottimo. Nella lotta alla criminalità organizzata, in effetti misure di prevenzione o altri provvedimenti giudiziari che hanno sottratto i capi della criminalità organizzata e non solo, dei beni,
e la capacità che ha avuto lo Stato, soprattutto recentemente, non forse o non tanto in epoca passata, di utilizzare questi beni è un ulteriore contributo a quell'attività di formazione di, o di convincimento o di messaggio che viene dato alle popolazioni locali che la criminalità organizzata o le cosche criminali non sono onnipotenti e possono essere combattute. Quindi, anche perché i beni confiscati sono tanti, tantissimi. Ed è un peccato che finiscono depauperati, molti sono distrutti perché passa tanto tempo e che poi nessuno li vuole più, questo, i comuni non hanno mai soldi. Esatto, e questo è un segnale negativo che si dà alla gente, perché la gente potrebbe anche essere erroneamente indotto nel convincimento che la criminalità organizzata crea occupazione, lavoro, invece quando questi beni, perché vi sono anche attività produttive tra i beni confiscati, quando questi beni passano allo Stato vengono abbandonati e quindi aumentano i problemi di disoccupazione, problemi di la gente che... E perciò questo è un segnale positivo. Molto positivo, la capacità dello Stato di riutilizzare e di mettere a profitto questi beni è un fatto altamente positivo, questo è tutta una zona di casa di principio. E anche qui fare presto. Il sistema delle cooperative che ha utilizzato e che sfrutta questi beni. Certo, è importantissimo. Allora, Caserta, città di pace, voglio mandare un messaggio di solidarietà alla comunità ucraina. Qui a Caserta c'è padre Igor che rappresenta la comunità. Caserta da sempre è una città ospitale, accoglie, noi abbiamo la chiesa che fa tanto, il vescovo, prima c'era Monsignor D'Alisa, adesso l'Agnese, c'è quel Don Antonello con la chiesa del Buon Pastone che accoglie diciamo, molti migranti. È importantissimo, anticamente ancora tanti anni fa, se lo ricordo, il vescovo Novaro come no. Che scendeva in strada sì, sì. Per aiutare i bisognosi, i famosi migranti. Io ho avuto l'onore di intervistarlo, una intervista sola ha dato, ne dava tante, ma come televisiva una sola, io ho avuto l'onore di averla. Lui si prodigava tanto, sì, adesso ieri sera mi pare, l'altro giorno c'è stata una riunione in prefettura con il nuovo vescovo, in prefettura, il prefetto di Caserta Castaldo, che sta organizzando anche lui per questi migranti, per accoglierli, è importantissimo. Come no, sperando che la guerra si finisca. Fermi. Noi possiamo solo fare degli auspici, ma non, anche qua non contiamo niente. È questo, non contiamo niente, però insomma dobbiamo mostrare la fermezza che vogliamo. Non la bisogna pace. Assolutamente, non bisogna recedere, cioè bisogna formare un fronte unico e compatto per far capire che la guerra è un sistema passato. Bravo, la guerra non serve a nulla, nel senso che distrugge solo e poi non si va avanti. Quindi la pace è fondamentale. Io non so. Chiunque provochi la guerra, se vede un televisore, una televisione e vede un bimbo che piange con gli occhi spaventati della guerra, io non so come si possa fare a dare la precedenza alla bramosia del potere. Ecco, io secondo me cascherebbe tutto, però diciamo gli uomini non sono tutti uguali. Speriamo nella pace. Signor Procuratore, io la ringrazio per avermi concesso l'intervista, l'onore dell'intervista. L'aspetto qua, fin da adesso, se lei si è trovato bene. Come si è trovato? Bene. Allora, si è trovato bene. Allora, signor Procuratore, noi l'aspettiamo e la ringraziamo per tutto ciò che fa per la giustizia. Grazie a lei, grazie per l'opera di informazione e di divulgazione dell'attività che noi facciamo. Grazie. Arrivederci a voi, ci vediamo la prossima volta.